lingua. Oggi diciamo che il gol ha suggellato una prestazione che è stata la tua generosa, importante e grintosa su tutto, per tutto il tempo che sei stato in campo. Insomma, il mister ha detto che questo chiede da voi e questo riuscite a mettere in campo. Certo, il mister vuole sempre essere aggressivo in fase di gioco e sono felicissimo per il gol e spero di farne altri, insomma. Oggi ti ritrovavi anche in una posizione scomoda tra due giocatori esperti nel finale, insomma, sei riuscito a sbrogliarti bene la situazione. Ci racconti un po' il gol, anche come sei riuscito a scappare a questa marcatura. Il gol è nato da una respinta del tiro di Maccagno, mi sono ritrovato lì e ho calciato, ho visto il portiere a terra e ho calciato in porta e poi non ho pensato a niente, ero felicissimo. Non ho, cioè, un gol così a 16 anni, 17 appena compiuti, non volevo, stavo impazzendo, non, sì, i miei compagni mi hanno fermato, ero felicissimo. Insomma, guardando un po' anche al risultato di squadra, oggi oltre al tuo gol importante, insomma, è stata una prestazione che vi porta a 14 punti, a superare già ora quello che l'anno scorso il Legino aveva fatto nel girone d'andata, che aveva 2 punti in meno alla chiusura. Insomma, quali aspettative hai da questa, vedi in questa squadra? Aspettative, sicuramente possiamo migliorare partita dopo partita, stiamo facendo bene. E ora pensiamo alla prossima.